Util fornisce attrezzature alle officine meccaniche, carrozzerie, elettrauti, fabbri e gommisti, assicurando sempre avviamento dei macchinari e assistenza tecnica continua. Sono cominciati stamani i lavori di demolizione dei 7 garage in Piazza Bassi, centro dell'antico borgo dei Pianesi, che per mesi hanno rallentato il restyling dell'importante Agorà. Infatti, dopo un lungo braccio di ferro con i proprietari, è emerso che i box che insistevano sul lato est della piazza sono stati realizzati senza alcun titolo edilizio e pertanto il comune acquisterà, spendendo soltanto 5.000 euro, l'area di sedime. E così, al termine del contenzioso, stamane la Ruspa ha cominciato le operazioni di abbattimento dei manufatti presenti proprio alle spalle della chiesa di San Gaetano. Oggi è una data, non dico storica, ma una data importante. Verranno, come ben vedete, verranno abbattuti tutti i garage alla fine di un lungo contenzioso, estenuante contenzioso, che bloccavano di fatto la realizzazione della Piazza Bassi. Voglio ricordare a tutti quanti, a tutti i cittadini, che stiamo in un borgo, forse il borgo più antico di Cava dei Tirreni. La conformazione della piazza ha i suoi, diciamo, le sue caratteristiche. Fare i lavori qua non era facile, stiamo andando però in maniera spedita. Oggi era l'ultimo, diciamo, impedimento che c'era per la realizzazione della piazza. Andranno giù, come ben vedete, 3-4 giorni di lavoro e si andrà spediti verso il traguardo per consegnare la piazza ai cittadini della zona, che ringrazio vivamente per la loro pazienza, ma fa parte diciamo del gioco. In settimana ci sarà un incontro con la società per definire il cronoprogramma. Ce la mettiamo tutto, non fatemi dire date, ma sicuramente siamo quasi per tagliare il traguardo e consegnare questa bellissima piazza. Sono felice, insomma, per tutti i residenti. So che questo, insomma, cantiere ha fermato e ha, come dire, rallentato la vita cittadina. Parlo in questo momento anche da residente, prima di essere un amministratore, perché ho vissuto il cantiere in prima persona. Quindi quello di oggi effettivamente un risultato importante. Dopo di questo, insomma, possiamo dire di dover andare, non abbiamo più scusanti, dobbiamo andare spedito e riconsegnare una piazza a questi, insomma, cittadini che hanno sofferto da 2 anni.